Il punto focale del discorso è che ridendo e scherzando è il 29 agosto 2022. Sono le ore 14:47, è appena terminata la conferenza stampa di presentazione di Arkadiusz Milik alla Juventus, ma qui di notizie di mercato neanche l'ombra. E so che qualcuno di voi potrà pensare, ma sì, calmati, rilassati, c'è tempo. No, non c'è tempo. Il punto è proprio questo, che non c'è tempo, è il 29. Chiude il 31 il calciomercato. Perché facciamo questo video oggi? Intanto per commentare la seconda parte le parole di Milik, soprattutto alcune cose che ho trovato molto intelligenti da parte del calciatore polacco, alcune uscite molto interessanti e intelligenti, ma soprattutto per fare un vero e proprio punto della situazione. Perché, ragazzi, giunti appunto a questo punto, sono un po' preoccupato perché ci siamo numericamente, qualcuno deve uscire, chi esce? Quanti siamo? Chi deve entrare? Paredes, dov'è Paredes? Perché tutta questa tranquillità su Paredes, ma ancora non si è visto. Ieri sera, appunto, non ha giocato nella partita col PSG, non è nemmeno entrato, ma a quanto pare ci sono ancora delle complicazioni, perché sennò Paredes sarebbe a Torino. Arriverà domani, arriverà l'ultimo giorno di mercato, arriverà stanotte, non lo so. Però la trattativa ad oggi non è chiusa, perché sennò semplicemente il giocatore sarebbe lì a fare le visite mediche. Ma ne parliamo nel dettaglio. Voglio farvi una domanda che ho già fatto anche nella sezione community, dato che sto preparando il video inerente alla prediction di quanti gol e quante presenze faranno i calciatori. Vi chiedo, secondo voi, due calciatori che in questo momento sono infortunati come Pogba e Chiesa, e dove non abbiamo bene o male un'indicazione temporale per il rientro, quante presenze e quanti gol faranno in Serie A? Perché sono andato un po' in difficoltà nella mia analisi, ovviamente non è ancora definitiva proprio perché chi esce e chi entra non lo sappiamo. Vediamo che cosa succede. E in seconda battuta vi rubo proprio qualche istante, poi iniziamo a parlare sia della presentazione di Milik che del momento rosa Juventus e quindi della trattativa Paredes, con una bella tabellina relativa alla lista Champions della Juve. Ciao ragazzi, iniziamo subito con il video, ma prima di tutto volevo parlarvi di Satispay. È un servizio che già conoscete, ma mettetevi comodi. Con Satispay potrete gestire al meglio le vostre finanze. Da app potrete fare tutto, come pagare nei negozi senza dover utilizzare il POS, quindi anche a distanza, inviare denaro ai vostri amici direttamente dalla rubrica, pagare multe, bollettini o la pubblica amministrazione, ricaricare il telefono, risparmiare, fare donazioni e salvare tutte le vostre tessere in maniera digitale per poter lasciare a casa anche il portafoglio. E ovviamente, dato che siamo in periodo di fantacalcio, se qualcuno il portafoglio lo lascia a casa per fare il furbo, vi fate inviare direttamente su Satispay tutto quello che vi devono. Siete tifosi della Juventus? Volete acquistare questa maglia? Nessun problema, perché sullo Juventus Store accettano i pagamenti con Satispay. Siete tifosi della Juventus? Volete andare allo stadio? Nessun problema, perché sul sito della Juventus accettano i pagamenti per i biglietti con Satispay. Volete andare a vedere la Juventus? Avete comprato il biglietto, avete comprato la maglia sul sito della Juve, ma non avete il treno, nessun problema, perché Trenitalia e Trenord accettano pagamenti con Satispay. E con il mio codice sconto che trovate qui sotto in descrizione, scaricando l'applicazione e inserendolo, avete addirittura 5 € in omaggio da utilizzare dentro l'app. Questo non è sufficiente, allora invitate i vostri amici a utilizzare Satispay e in determinati giorni della settimana potrete arrivare ad avere addirittura 20 o 50 € in omaggio soltanto per averli invitati. Passate in descrizione perché secondo me ne vale assolutamente la pena. Molto bene, grazie Luca del passato. Allora, lista Champions Juventus 2022-2023. Ve la lascio qua. Perché? Perché in questo momento abbiamo Szczęsny, Bonucci, Bremer, Danilo, Alexandro, McKennie, Locatelli, Pogba, Di Maria, Kostic, Vlahovic, Perin, Gatti, Rugani, De Sciglio, Zaccaria, Rovella, Rabiot, Cuadrado, Chiesa, Milik, Pinsoglio, Fagioli, Miretti, Kean, con aggregati Sulé e Aké. E altri che sono Arthur e Caio Orghe. Caio perché è infortunato e ne avrà ancora per tanto, perché ha avuto un infortunio ben più complicato rispetto a quello di Chiesa. Arthur perché è fuori rosa e vedremo se riuscirà a partire in queste ultimissime ore di mercato. Fagioli che potrebbe partire, ma comunque non farebbe nessuna differenza per via della lista Champions, perché è CTP, quindi inserito all'interno della colonna verde, come vedete qui in grafica. Chiesa, c'è il dubbio se inserirlo nella prima parte di stagione in lista Champions, perché Allegri anche l'altro giorno ha parlato di gennaio, e quindi a gennaio sono finiti i gironi, quindi si potrebbe lasciare fuori Chiesa. Il punto è che se entra Paredes, deve uscirne un altro tra quelli presenti nella colonna ATP e altri, perché lì il massimo è 21. E come potete vedere sono 21 all'interno di quella tabella lì.
E quindi esce Rovella, dato che si parla di prestito al Monza, e Rovella viene sostituito da Paredes, oppure entra magari Paredes e Chiesa non viene inserito per la prima parte della lista Champions, viene reintegrato poi a gennaio, oppure non arriva Paredes. Che cosa vi devo dire? Arthur non fa differenza, se entra Arthur o rimane Arthur per la lista Champions non cambia niente, poi magari arriva Paredes e rimane Rovella e rimane fuori Rovella, ma la vedo abbastanza difficile come ipotesi, perché siamo ancora qua: McKennie, Locatelli, Pogba, Rabiot, Rovella, Zaccaria, Fagioli, Miretti, Arthur, e ancora 9 centrocampisti in rosa. Perché non arriva Paredes? E ragazzi, ne abbiamo 9. Insomma, per forza di cose qualcosa deve muoversi lato uscite, che sia Fagioli, Arthur, io dico Fagioli ma non è che sia proprio contento di questa cosa. Per tutti gli altri posti siamo a posto, tranne, secondo me, dietro, dove se Danilo davvero sarà centrale manca un terzino, anche se secondo me un terzino manca a priori, anche se Cuadrado può giocare anche in quella posizione, però non lo so, secondo me siamo un pelino corti sugli esterni in generale, forse anche davanti, ma questa è soltanto una mia lettura. E quindi fatemi sapere, secondo voi, chi sarà il giocatore ad abbandonare la nave, il giocatore ad uscire dalla lista Champions dei 21 che abbiamo visti, che è completa. In questo momento non c'è spazio per un altro acquisto, quindi se Paredes verrà acquistato e verrà inserito all'interno della lista Champions, dovrà uscirne uno di quelli. Chi sarà? Non lo so, si era parlato anche di Zaccaria, deve interessare alla Roma. Non lo so ragazzi, qualcosa va fatto, però siamo qua al 29 di agosto, domani c'è la conferenza stampa di presentazione della vigilia di Allegri di Juventus Spezia, e siamo alla fine. Inizia a non esserci più tempo per far niente, quindi credo che davvero la dirigenza della Juve debba darsi una mossa, perché sennò si rischia veramente di rimanere appesi e non possiamo permettercelo. Quindi se davvero va fatto Paredes, allora fatelo, sennò confermate Rovella all'interno della rosa e dichiarate conclusa la sessione di mercato in entrata, concentratevi sulle uscite, però sia in uscita che in entrata ancora qualcosa va fatto. Milik parla un italiano perfetto, ragazzo molto sensibile, anche molto intelligente. Adesso facciamo un breve riepilogo su quello che è stata la conferenza. Dice: il momento speciale della mia vita, è sempre stato un obiettivo giocare in un big club come la Juve, voglio dare qualcosa di speciale, giocare, fare bene, fare tanti gol ed essere felice. Ho fatto solo 2 o 3 allenamenti con la squadra, anche ora c'è poco tempo perché si gioca ogni 2 o 3 giorni, posso giocare con 2 punte, l'ho fatto in nazionale con Lewandowski, lascio al mister, a lui che sceglie squadra e moduli, faccio quello che posso in allenamento per farmi vedere, poi sono scelte sue. Meritocrazia, perfetto, come da sempre è nel calcio. Ero vicino alla Juve, tante volte in passato ero stato accostato come nome, 2 o 3 anni fa si poteva poi concretizzare, ma non guardo il passato, importa il presente e sono contento di essere qui, voglio fare tanti gol per questo club. Non voglio parlare della Roma nello specifico, ma il livello delle squadre è sempre alto, anzi forse ora è più alto rispetto al passato quando giocavo in Serie A, ci sono 4-5 squadre che lottano per lo scudetto, questo lo rende difficile da vincere. Sto bene fisicamente, questa sarebbe un'ottima notizia, perché anche qua vi invito, fatemi sapere secondo voi quante presenze e quante gol farà Milik all'interno della stagione in Serie A. Al Marsiglia ho fatto 30 gol in 50 partite, ma questo ora non conta più, conta quello che faccio d'ora in avanti, ora invece scrivo pagine nuove. Il mio ruolo è attaccante, voglio fare gol, mi piace giocare sia da solo sia con un'altra punta di fianco. Poi dice: non ho guardato il calendario, so solo che giochiamo mercoledì con lo Spezia. Quando giochiamo a Napoli? Non lo so. Io volevo andare via da Napoli e sono stato messo fuori rosa, sono finito fuori rosa. E da lì, 2 o 3 anni fa, era vicino. Ogni allenatore è diverso, tutti quelli che ho avuto mi hanno dato modo di imparare e crescere. Spero di aver preso qualcosa da tutti ed essere migliorato. Napoli-Juve era una partita speciale. Non sono il primo e sicuramente non sarò l'ultimo giocatore a vestire entrambe le maglie. Oggi sono alla Juve, è questo che mi importa. A fine campionato volevo rimanere a Marsiglia, c'era un buon progetto. Poi è cambiato il mister, sono arrivati nuovi giocatori, per me è arrivata questa ottima opportunità e ho deciso di fare questa scelta. Perché dico che è intelligente Milik? Perché per tutto il tempo gli hanno chiesto di fare dei paragoni tra Vlahovic e Lewandowski, perché ha giocato con tutte e due. Risposta di Milik. Milik, Dusan è molto forte ed è molto giovane, Lewandowski invece è un altro momento di carriera, sono entrambi molto forti, per gli attaccanti parlano i numeri, per me Dusan può migliorare tantissimo, ha un grande futuro davanti, Vlahovic ha 22 anni, Lewandowski ne ha 34, si voleva fare il titolone, Milik dice che Vlahovic è più scarso di Lewandowski, Milik dice che Lewandowski è più scarso di Vlahovic, si voleva fare il titolone. E Milik l'ha letta perfettamente. Per gli attaccanti parla i numeri, uno ha 22 anni, uno ne ha 34.
risposta perfetta, e gliel'hanno chiesto due o tre volte, quindi poi lui alla fine si è rotto e ha detto: oh, ragazzi, va, facciamo una cosa, ci mettiamo qui, vi racconto, vi spiego perché non voglio spararvi un nome a caso, e ve lo spiego parlando la lingua della verità. Poi dice: io e Szczęsny ci conosciamo da molto tempo, sono compagni di nazionale, lo ricorderete, l'atmosfera nello spogliatoio è buona e le infrastrutture sono incredibili, qui non devo pensare a nulla, solo a giocare a calcio, è tutto organizzato, ci sono persone che lavorano e non manca niente. Che l'atmosfera nello spogliatoio possa essere buona è la mia più grande speranza, perché storicamente all'interno di un gruppo che si vuole bene e che lavora bene, che vive bene insieme, poi si riesce a tirar fuori qualcosa di più, magari rispetto anche a quella che è la forza, che è il livello sulla carta della squadra. E più che altro speriamo di iniziare a fare dei punti, me ne aspetto tre con lo Spezia, non penso che ci possa essere un risultato diverso dalla vittoria in questa condizione, e spero soprattutto di vedere l'atteggiamento dell'altro giorno che abbiamo visto con la Roma, che si traduca poi in più gol realizzati, perché in questo momento tre partite giocate, abbiamo fatto 3-0 col Sassuolo, 0-0 con la Samp, 1-1 con la Roma, quindi tre partite, quattro gol, è ancora un po' troppo poco. Dai ragazzi, si può migliorare, e magari a firmare il gol vittoria ci penserà proprio Arkadiusz Milik. Benvenuto.